Ragazzi, facciamo una cosa rapida, prego. Allora, in Basilicata Italia Viva ancora deve decidere cosa vuol fare. Tra coloro che sono sospesi. Il problema è che noi abbiamo idee chiare, dopodiché c'è un programma, c'è un candidato. Se ci sono, a pari delle liste civiche, movimenti che si riconoscono nel candidato e nel programma, è normale che le porte siano aperte, non è neanche giusto che ci siano preclusioni. Ognuno fa le sue valutazioni, centrodestra le ha fatte per tempo e convintamente andiamo avanti con il programma. Perché nella mission del momento di Forza Italia di allargare il più possibile, da no? Da sempre, come dire, il presidente Berlusconi ci ha sempre detto. Beh, però forti dei risultati ottenuti adesso, credo che sia. Sara, noi abbiamo giustamente alzato la bandiera e il vessillo della vittoria perché orgogliosamente sul territorio hanno lavorato in maniera straordinaria in Abruzzo, però noi abbiamo un'ambizione che è nazionale, di dimostrare alle elezioni europee, passando per la Basilicata e poi per il Piemonte e l'Umbria, che Forza Italia è un movimento che è ancora più radicato sul territorio a livello nazionale. Quindi adesso lavoriamo tutti convintamente. Quindi il campo largo è quello del centrodestra, però a parte questo c'è la Lega che, diciamo, insomma, crea abbastanza problemi, soprattutto al Senato. No? Se sono dette tante del campo, quello è un campo strano da noi. Campo strano perché è peggio delle partite di calcio in cui si entrano e escono, sostituzione, entra uno e ne escono due. Un campo un po' ristretto, è come quando uno sbaglia ammorbidente nella lavatrice, a un certo punto esce un vestito e dice ma non è più largo, è stretto. Ecco, campo stretto. Diceva del Senato. L'apporto della Lega sono straordinariamente ottimi, buoni, abbondanti, eccetera, eccetera. Dopodiché è ovvio, la Lega sul terzo mandato ha una posizione legittima che ha portato in maniera trasparente in Parlamento, che è il luogo dove si decide, ci si confronta, e in Parlamento hanno, come dire, visto che non c'era quella maggioranza, attenzione che sennò finiamo sul terzo mandato sotto terra, e si sono consultati su questo e hanno visto che non c'è la maggioranza. Riverberi sul governo, vi faccio una domanda e vi do una risposta, zero proprio perché è materia parlamentare e alla luce del sole, senza sotterfugi o vie traverse, si è votato nella non un programma di governo, come ha detto anche Tajani, quindi governo. La Lega può continuare, ma guarda, se non è su questa cosa del programma ugualmente, anche io spesso ho delle mie idee su delle priorità. A volte mi viene detto, però guarda, non è nel programma di governo, e quindi è una di quelle materie che vengono lasciate alla libera discussione parlamentare.